Cogli Retti Rimini organizza oggi qui alla Rocca di San Leo un incontro pubblico intitolato Spesso l'orizzonte è alle nostre spalle. Una bella mostra di quadri di Tonino Guerra e una discussione importante sul cibo e sull'origine, sulla qualità della produzione agricola. Sì, è vero. Siamo orgogliosi di poter ospitare Tonino Guerra qui a San Leo. Ringrazio tra l'altro il Comune di San Leo perché è stato gentilissimo mettendo a disposizione questa location fantastica. Il titolo è già eloquente, spiega tutto, nel senso che tutto quello che è stato, quello che era la tradizione dei nostri antenati, dei nostri nonni, dei nostri genitori, deve essere riproposto, un po' come diceva il buon Tonino Guerra. Noi non dobbiamo dimenticare quello che siamo, da dove veniamo, perché è importante. Noi dobbiamo trasmettere queste cose ai nostri figli e alle nuove generazioni. E sicuramente Tonino Guerra ha fatto una buona parte su questo, noi ne facciamo tesoro, perché soprattutto poi come Coldiretti è un nostro cavallo di battaglia, quello di poter recuperare le vecchie produzioni, e quindi noi dobbiamo in tutti i modi riuscire a trasmettere ciò che le nostre tradizioni, le nostre radici ci hanno trasmesso a noi, quindi alle nuove generazioni quello che ci hanno insegnato a noi. Mi pare, come ho detto già, di essere stato tra amici veri. E si tratta non solo di memoria, l'orizzonte alle nostre spalle per voltarsi indietro, per andare avanti. Questo bisogna fare, perché senza il passato, come diceva Tonino, non può essere il futuro. Questo è. Tonino diceva, bisognerebbe fare qualcosa di più di banale perfezione. Banale perfezione, avete capito? E noi adesso viviamo nel tempo che dobbiamo riuscirci, perché adesso la vita propone un grande cambiamento. Bisogna ricreare un sogno collettivo, e questo sogno collettivo dal mio punto di vista potrebbe essere una cosa da quale cominciare: le scuole di felicità, cioè creare le scuole dove non insegna niente, solo bisogna essere felici. In ogni paese l'Italia propone, con il suo paesaggio, con la sua terra, di essere felice. L'Italia è la terra dipinta, non solo in maniera simbolica, da grandi pittori che hanno dato al mondo tre civiltà straordinarie, comincio dal Rinascimento, no? Non solo grandi pittori hanno preso la forza dalla terra, perché la terra che dà immagine al nostro linguaggio, al nostro pensare, alla nostra immaginazione. Presidente, ora più che mai bisognerebbe parlare di modello italiano di produzione agricola, di biodiversità, di qualità del cibo, e questa è stata un'ottima occasione. Ma oggi è una giornata di festa con l'inaugurazione di questa mostra, ma è anche un momento di grande riflessione. Pensate che la mostra si intitola Spesso l'orizzonte alle nostre spalle, e il titolo non è assolutamente negativo o per piangere tempi passati, ma è una traiettoria verso la quale andare, e sono i grandi principi della nostra agricoltura, del nostro agroalimentare, la nostra biodiversità. Pensate che in Italia abbiamo 600 tipi di salumi, 430 tipi di formaggi, 250 tipi di pane, soprattutto la dieta mediterranea, che è modello di alimentazione per garantire salute e longevità. Qualche giorno fa l'ONU è venuta a Roma in un pre-summit del G20 e ha celebrato proprio il modello agricolo italiano
come modello per tutte le Nazioni Unite, perché contemporaneamente riusciamo ad avere una sostenibilità economica delle aziende, una sostenibilità sociale perché attorno all'attività economica si crea una comunità e una sostenibilità ambientale perché abbiamo questo patrimonio limitato che è il territorio e noi abbiamo un grande compito, una grande missione, quello di lasciarlo alle generazioni future migliore rispetto a come l'abbiamo trovato. Come ha inciso la pandemia e quali sono le battaglie che sta portando Coldiretti rispetto all'Italian Sounding, rispetto a, diciamo, i modelli di globalizzazione che stanno invadendo un po' tutto il mondo? La pandemia è stata un'esperienza drammatica da un punto di vista sanitario e umano, ma da un punto di vista sociale ci ha fatto fare un esperimento che non avremmo potuto fare prima. Per decreto hanno chiuso bar, ristoranti, le persone non potevano più andare fuori casa a pranzare o a cenare, quindi andavano nei supermercati, nei punti vendita a comprare quello che a casa volevano mangiare ed è esploso il consumo dei prodotti 100% italiani, quindi fatti con materia prima italiana, è esploso il consumo dei prodotti che avevano un legame con la salute ed è esploso il consumo di quei prodotti che avevano un legame con il benessere animale, la sostenibilità e il territorio, tutti i valori della Coldiretti. E quindi oggi noi siamo ancora più forti nel dire che tutto questo è giusto e questo patto che abbiamo siglato da ormai 20 anni con i cittadini è assolutamente la strada da seguire. Difenderemo il Made in Italy, difenderemo l'agricoltura italiana, difenderemo l'agroalimentare italiano, perché vuol dire difendere anche tutti i cittadini, perché siamo coloro che portano avanti le istanze del buon cibo, del cibo sano, di un cibo fatto sui nostri territori, un territorio che grazie agli agricoltori viene salvaguardato.